Il bisogno di intervenire sul mercato per acquistare una prima punta era già palese quest'estate. In molti hanno provato a spacciare Gabbiadini come la soluzione all'addio di Higuaín, ma alla fine il tempo ha dato ragione a tutti coloro i quali vedevano Gabbiadini come un esterno e non come una prima punta. Infatti quest'anno Gabbiadini in 492 minuti di gioco ha realizzato soltanto un gol. Questo dato dovrebbe far riflettere tutti coloro che tanto decantavano la media gol di Gabbiadini in estate. Insomma, nonostante le buone prestazioni contro Inter e Benfica, Gabbiadini è destinato a lasciare Napoli. Il suo matrimonio con la squadra azzurra sembra ormai al capolinea. Il suo sostituto viene sempre da Genova, sponda rosso-blu. Stiamo parlando del numero 19, Leonardo Pavoletti. Ovviamente non c'è ancora nulla di ufficiale. Preziosi dice che potrebbe lasciare Genova, ma non a gennaio, magari a giugno. De Laurentiis, dal canto suo, fa sapere che forse l'ha preso. Quello che sarà il reale destino di Pavoletti lo scopriremo soltanto col tempo. Però in questo video voglio parlarvi proprio di lui. I rumors di questi giorni parlano di un trasferimento dal valore di circa 13 milioni di euro più bonus. Pavoletti è forse la punta che più assomiglia a Milik. Certo, uno è destro mentre l'altro è mancino, ma fisicamente si assomigliano molto. Hanno praticamente la stessa altezza e lo stesso peso. E soprattutto a Pavoletti vengono naturali quei movimenti da prima punta che tanto desidera Sarri. In Serie A è stato autore di 6 assist e 24 reti, una con la maglia del Sassuolo, mentre le altre 23 con la maglia rossoblu del Genoa. Il primo gol con i grifoni arriva il 15 aprile 2015, durante un turno infrasettimanale contro il Parma. A Luigi Ferraris, il Genoa è passato in vantaggio al 14esimo grazie a una rete di Iago Falche. Pochi minuti dopo però si fa male Borriello, che viene sostituito proprio da Pavoletti. Gasperini ci vede lungo e al 76esimo su assist di Diego Perotti, Pavoletti va in gol, portando il Genoa sul 2-0 finale, che garantirà i 3 punti ai rossoblu. Dall'inizio della sua carriera con la squadra di Preziosi, il numero 19 collezionerà 46 presenze, 25 reti, 6 assist, 9 gialli e un solo rosso diretto. Di questi 25 gol ne ha realizzati 4 di testa, 2 di sinistro e 1 in una splendida semirovesciata. La sua media realizzativa è di un gol ogni 129 minuti. Quella attuale di Gabbiadini con il Napoli è di un gol ogni 137. Non voglio entrare nel merito e fare paragoni tra i due attaccanti. Quello che è certo è che Pavoletti è una vera prima punta e, come già detto prima, ha quei movimenti naturali che tanto servono alla squadra di Sarri. Inoltre, spesso e volentieri, Pavoletti arretra molto in fase di non possesso. Questo per contrastare gli avversari, rubare il pallone e ripartire in velocità. Beh, il Napoli doveva fare mercato a gennaio e doveva prendere una prima punta in Serie A. Tra i papabili ci sono Kalinic e Nestorovski, ma probabilmente l'attaccante livornese è la scelta migliore. Io personalmente avrei puntato su Muriel, ma a quanto pare Pavoloso è stato richiesto esplicitamente da Sarri, anche se l'allenatore partenopeo ha più volte dichiarato di non occuparsi del mercato. Comunque penso che questa sia una buona operazione di mercato, anche se ci sono secondo me due nei. Il primo riguarda gli infortuni. Pavoletti dalla scorsa stagione ad oggi è stato fuori praticamente 158 giorni, saltando la bellezza di 21 partite ufficiali col Genoa. C'è da dire però che bisogna distinguere tra infortuni traumatici e infortuni muscolari. Infatti, a causa di due distorsioni dovute a contrasti di gioco, Pavoletti è stato fuori 75 giorni saltando 11 partite, mentre per quelli muscolari è stato infortunato per 85 giorni saltando 10 partite. C'è un problema infortuni, ma forse non è così preoccupante e sistematico come può sembrare. Il secondo neo invece riguarda la questione del numero 9. Sul sito di Gianluca Di Marzio si diceva che Pavoletti indosserà la 9 azzurra e questo mi sembra un po' un ripiego a basso costo per buttare fumo negli occhi nei tifosi azzurri. Parliamoci chiaro, passare da Cavani a Higuaín per un possibile Icardi fino alla scelta Pavoletti non mi sembra proprio un miglioramento, ad oggi almeno, perché ancora dobbiamo vederlo in campo con la maglia del Napoli e ancora non siamo certi che la trattativa andrà in porto. Non fraintendetemi, non è una questione di semplici numeri su una maglia, bensì di chiarezza da parte della società nei confronti dei tifosi. Prima Cavani, poi Higuaín, poi l'illusione Icardi e infine Pavoletti. Insomma, qualcosa non mi torna. Io mi auguro che il buon Leonardo possa essere una sorta di Vardy italiano. Quel che è certo però, che tra lui e gli altri tre
c'è una differenza oggettiva. Quindi, come sempre, vorrei invitare tutti i tifosi e soprattutto la stampa alla calma. Ancora non è il momento di farsi prendere così tanto dall'entusiasmo, e ripeto, almeno per il momento. Se il trasferimento dovesse andare in porto, il Napoli potrebbe contare finalmente su una vera prima punta capace di sostituire Milik, e soprattutto Pavoletti potrà dimostrare di meritare una maglia pesante come la 9 azzurra, e soprattutto se è meritevole di scendere in un campo, in uno stadio come il Santiago Bernabéu. Bene ragazzi, questo era il mio Ace on Leonardo Pavoletti. Spero che il video vi sia piaciuto e vi invito come sempre a lasciarmi un feedback nei commenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo attaccante, delle sue caratteristiche e soprattutto se secondo voi è la scelta giusta per il Napoli. Io, come vi ho detto, avrei puntato su Muriel. Voi? Quindi, per questo video è tutto. Un saluto a tutti e... ciao!